Nuova vasta operazione coordinata dalla Didia di Catanzaro nei confronti di numerose persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, omicidio, scambio elettorale politico mafioso, violazione della normativa sulle armi, traffico di stupefacenti, corruzione, estorsione, ricettazione, turbata libertà di incanti, illecita concorrenza con minaccia o violenza, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e altri reati. Tutti aggravati dal metodo mafioso. Si tratta di 84. Quattro soggetti di cui 29 in carcere, 52 domiciliari e 3 con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che si vanno ad aggiungere, e 61 fermati lo scorso 10 maggio, in esecuzione di un decreto emesso sempre dalla DDA di Catanzaro all'interno della stessa operazione maestrale Cartago, che vede in tutto 170 interagati. Allora i carabinieri avevano iniziato a disarticolare i sodalizi di Indrangheta, di Mileto e Zungri con le endrine di Briatico e Cessaniti, andando a colpire le strutture di comando e controllo e l'ala militare e imprenditoriale del. Le rispettive organizzazioni, i cui esponenti erano già detenuti per altra causa e per questo non colpiti da provvedimento di fermo. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire le dinamiche, i collegamenti e gli interessi imprenditoriali delle consorterie mafiose nella provincia vibonese, particolarmente attive nel settore delle estorsioni attraverso intimidazioni ed adeggiamenti ai danni di aziende edili, imprese ed esercizi commerciali operanti nel settore turistico alberghiero della costa degli Dei e dei trasporti marittimi per le isole Olie. Inoltre avrebbero confermato Completo asservimento dell'ASP di Vibo Valenza alle consorterie mafiose di Mileto, Limbadia e Vibo Valenza, grazie anche a funzionari e dirigenti medici compiacenti, grazie a uno scambio elettorale politico mafioso e infiltrazioni della criminalità organizzata nel comune di Zungre e di Briatico per favorire persone compiacenti nell'assegnazione dei posti messi a concorso. Sono state inoltre ricostruite le condotte di alcuni avvocati accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nel settore dell'accoglienza dei migranti e per concorso esterno in associazione mafiosa con numerose strutture mafiose della provincia. Nel provvedimento viene anche contestato a quattro indagati l'omicidio di Angelo Antonio Corigliano avvenuto a Mileto nel 2013, il cui movente è riconducibile ad una rappresaglia per vendicare l'omicidio di Giuseppe Mesiano, elemento di spicco della locale di Mileto, avvenuto nel luglio del 2013. Nel corso delle indagini, i carabinieri, oltre ad aver individuato un bunker abriatico utilizzato il quale nascondiglio, hanno anche rinvenuto e sequestrato un fucile AK-47 Kalashnikov, un revolver, oltre 350 munizioni di vario calibro. E 86.500 euro in contanti. Sì, diciamo che questa indagine pone in evidenza due aspetti. Allora, eh, un'ala militare di queste organizzazioni, dovuta al fatto che abbiamo eh, sequestrato eh, nel corso degli anni diverse armi, tra cui armi da guerra. Si pensi, ad esempio, che c'è stata un'importazione eh, un dall'estero addirittura di 21 Kalashnikov, e eh, c'è una vocazione imprenditoriale che è stata anche agevolata da contatti con soggetti che appartengono alla società civile, quindi i cosiddetti colletti bianchi. Parliamo dell'ASP, parliamo di alcuni comuni dove questi soggetti avevano dei contatti, delle entrature che gli consentivano di capire prima degli altri se c'erano delle gare d'appalto e come potersi muovere per chiedere tangenti. I settori interessati sono quelli, ad esempio, dell'accoglienza dei migranti che ha fruttato alla struttura di indrangheta di Mileto circa 500.000 euro in pochissimi anni. Il settore turistico alberghiero era un settore molto, eh, molto coinvolto nell'ambito delle estorsioni e poi c'è anche quello della raccolta dei rifiuti. Loro avevano avvicinato un'importante ditta eh, che curava la raccolta dei rifiuti nei comuni di eh, Mileto Briatico e pretendevano una percentuale eh, ogni anno eh, per poter svolgere questo tipo di attività.